prophecy revealed. Benvenuti, sono Grant Jeffrey. Vi voglio parlare di un argomento relativo al marchio della bestia. Il sistema 666 e i microprocessori a radiofrequenza. Molte persone non hanno mai sentito parlare dei microprocessori a radiofrequenza diventati adesso universali. Oltre 8 miliardi di questi microprocessori sono oggi contenuti nei prodotti di tutto il mondo. Questo sistema non è stato votato in Parlamento e non c'è stata un'informazione pubblica. Ma è probabile però che voi abbiate già dai 3 ai 5 microprocessori con radiofrequenze sui vostri vestiti. Questi si trovano un po' ovunque, nelle cinture, nelle scarpe, sull'etichetta dei vostri capi intimi o delle vostre magliette, nei pantaloni e su molti altri oggetti, sui contenitori di medicinali oppure di cibo. E tutto questo a quale scopo? Molti di noi sicuramente ricorderanno il codice a barre. È un sistema inventato 20 anni fa per monitorare la filiera dei prodotti. In tempi passati ormai era utile, ma è ormai sorpassato. Il codice a barre può contenere informazioni su 100.000 aziende ed è molto limitato, dato che deve registrare le transazioni di cassa. Per essere identificato, il codice a barre deve essere molto vicino a uno scanner. Nel 1999, alcune tra le più grandi industrie del mondo, quali Procter & Gamble e Gillette, hanno chiesto all'Università di Tecnologie del Massachusetts, uno dei tre maggiori centri di ricerca tecnologica degli Stati Uniti, di sviluppare un microprocessore a radiofrequenza che fosse in grado di contenere l'attività commerciale di 268 milioni di industrie nel mondo. Per ognuna di queste industrie è stato previsto uno spazio nel microprocessore per 1 milione di prodotti diversi. All'università è stato poi chiesto di sviluppare uno scanner a radiofrequenza in grado di leggere i dati del microprocessore in un raggio di 30 metri, senza essere notato. Ma cosa significa tutto ciò? Vediamo quello che la Bibbia ci dice. In Apocalisse, al capitolo 13, Giovanni descrive il futuro anticristo, il suo governo mondiale. E come ogni tribù, lingua e nazione al mondo adorerà questo dittatore. Il falso profeta indurrà tutta l'umanità all'adorazione dell'anticristo, dopo che questo sarà assassinato a metà dei 7 anni del periodo della grande tribolazione. 3 anni dopo, i credenti saranno traslati in cielo, l'anticristo ucciso, probabilmente da un credente ebreo, dopo che l'anticristo avrà fatto cessare tutte le offerte giornaliere nel terzo tempio ricostruito. L'anticristo morirà, ma Satana avrà il permesso di resuscitarlo dai morti, e quando avverrà, l'anticristo non sarà solo un falso messia. Questo uomo, questo dittatore mondiale, che la Bibbia definisce anticristo, sarà il principe delle tenebre. Risusciterà come Satana incarnato. L'anticristo, una volta risuscitato da Satana, entrerà nel Tempio e per la prima volta esigerà di essere adorato come Dio da tutta l'umanità. Come avverrà questo? La Bibbia afferma in Apocalisse 13 che il falso profeta esigerà che tutti adorino l'anticristo pubblicamente, prendendo il suo marchio, il 666. Chi avrà il marchio potrà comprare o vendere, lavorare e vivere. Chi non lo adorerà non potrà vivere, lavorare, comprare o vendere. In Apocalisse 13:16 Giovanni dice: inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere, se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo, e il suo numero è 666. Number is 600 prescore and
La Bibbia ci dice che negli ultimi giorni il denaro sarà sostituito da numeri digitali. In tutta la storia dell'umanità, il denaro è stato rappresentato in diverse forme, fino ad arrivare alla moneta stampata o coniata. Ma già attualmente il Nord America opera dal 97 al 98% senza contante. Solamente il 2% del flusso di denaro è costituito da moneta stampata oppure coniata. È possibile operare in un'economia moderna, all'avanguardia e in tempo reale, con trasferimenti di enormi capitali nelle banche di città come New York e Londra, solo attraverso un'economia digitale? Sì, ma come poteva l'Apostolo Giovanni sapere 2000 anni fa che il denaro sarebbe diventato digitale? Il denaro che voi avete è rappresentato con un numero che appare sullo schermo di un computer e archiviato in un hard disk. Se questo hard disk dovesse essere danneggiato da atti vandalici o un errore della banca, come potreste dare prova della qualità del vostro denaro in banca? Sarebbe difficile. La Bibbia indica che in futuro l'Anticristo farà uso di un sistema totalitario di controllo per costringere tutta l'umanità ad adorarlo. Quando nel 1999 è stato costruito il microprocessore a radiofrequenza, le aziende Procter & Gamble e Gillette, insieme ad altre, hanno avuto una necessità, quella di avere un flusso maggiore di informazioni. Questo microprocessore è in grado di registrare un flusso commerciale di 268 milioni di aziende, ed ognuna con 1000 prodotti. È stato inoltre deciso di applicare un numero digitale alfanumerico particolare per ogni prodotto. Infatti, l'Università di Tecnologia del Massachusetts, la MIT, aveva pubblicato su una rivista di tecnologia: vogliamo sviluppare un numero unico alfanumerico applicabile a ogni prodotto, ad ogni animale, ad ogni essere umano. Questa affermazione è molto significativa in relazione alla profezia biblica sul futuro marchio della bestia. Mi sono sempre chiesto come l'Anticristo potrà istituire così rapidamente un sistema universale e globale prima che la battaglia di Armageddon ponga fine al suo regno e Cristo alla fine lo distrugga completamente. L'Anticristo avrà solamente 3 anni e mezzo per istituire questo sistema globale, dal momento in cui sarà assassinato e risusciterà. Alla fine, la battaglia di Armageddon porrà fine al suo regno e sarà lui stesso distrutto da Cristo. Come potrà accadere questo? Probabilmente un sistema avanzato di seconda o terza generazione potrà già essere disponibile prima che l'Anticristo prenderà possesso dell'impero romano restaurato. Questo sistema potrebbe essere inizialmente stabilito per ragioni economiche e di sicurezza, per poi essere usato da un dittatore futuro per costringere le persone ad adorarlo. Se la gente vorrà continuare a vendere o comprare, sarà aggiunto un 666 al loro numero identificativo. Questa modificazione nei microchip in radiofrequenza, impiantati sotto pelle, già in uso e di prossima generazione, potrà essere facilmente effettuata a livello mondiale. Di cosa parliamo? Bene, il microchip a radiofrequenza è apparso all'inizio su un francobollo e non era provvisto di batteria. Uno scanner di $300 reperibile su eBay può inviare un segnale da 30 metri al microprocessore e rilevare il numero seriale di un particolare prodotto. Ad esempio, su un paio di scarpe, i primi 3 numeri digitali del codice del prodotto sono riferiti al paese di produzione, per esempio la Cina, seguiti dal numero della fabbrica, del venditore e del tipo di prodotto e poi dal numero dell'esemplare specifico. Bene, tutta questa serie di numeri particolari cosa fanno? Contraddistinguono un prodotto da tutti gli altri milioni di esemplari al mondo. And
Una volta che passate alla cassa e pagate con la vostra carta di credito o con un assegno, la vostra identità è inserita nella serie numerica del microprocessore a radiofrequenza. Queste serie numeriche sono poi trasferite istantaneamente via internet dal negozio a una banca dati digitale, accessibile poi a negozianti e produttori, in cui sono inseriti i codici di differenti miliardi di prodotti. Attenzione, perché ancora non è finita. C'è di più. Ascoltatemi bene. Alla fine, sul numero seriale di quella cintura, la stessa cintura che io ho comprato, c'è un'altra cosa. C'è anche il mio nome. Il mio nome, Grant Jeffrey. E c'è anche il numero della mia carta di credito, ovvero la carta di credito usata per comprare la cintura. All'interno delle banche sono posizionati scanner alle porte e sul pavimento. IBM ha creato un sistema di questo tipo denominato Margaret, con l'applicazione di scanner sequenziali in migliaia di banche. In questo modo, chi entra in banca è subito identificato con il proprio numero seriale connesso ai dati digitali dei commercianti e dei produttori. Grant Jeffrey è appena entrato. Mi presento davanti a un commerciante e questo si comporta come se fossi un suo vecchio amico. Perché? Perché ha accesso a tutti i miei dati, a tutti i miei conti bancari, i miei mutui, tutto sul suo computer, un sistema molto efficiente. Vi chiederete, la IBM ha mai chiesto l'autorizzazione agli utenti? No. Le industrie l'hanno chiesta ai consumatori? La risposta è ancora no. Nel 2002 è stato convocato un gruppo ristretto di 30-40 consumatori ed è stato chiesto loro il parere su questo sistema. Lo hanno tutti rifiutato. Perché? Perché per voi e me come acquirenti non c'è alcun beneficio. Alcun beneficio, assolutamente nessun beneficio. Il vantaggio è tutto ed esclusivo per le industrie, per i distributori, per i venditori e per i ricercatori di mercato. Tutti questi potrebbero mantenere confidenzialmente i nostri dati. Invece se ne servono per monitorare il nostro uso dei prodotti attraverso gli scanner, nelle banche, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti. Il romanziere George Orwell nel 1984 scrisse un libro dal titolo 1984. Molti di noi lo hanno letto. Il libro anticipava un mondo in cui le conversazioni di ogni cittadino, il suo pensiero e le sue attività sarebbero stati monitorati 24 ore su 24. Orwell non avrebbe mai immaginato la tecnologia dei nostri giorni. Nemmeno Hitler, nemmeno Stalin. Questi ultimi non erano in grado di monitorare completamente l'attività dei cittadini sotto la loro dittatura. Ma oggigiorno questo è possibile. Il fatto è che questi microprocessori a radiofrequenza erano prima della grandezza di un francobollo, mentre ora sono di una dimensione ridottissima, come il punto alla fine di una frase. E sono quasi invisibili. Sono situati sulle etichette degli indumenti e non sono riconoscibili. Sono sulle suole delle scarpe e nella pelle delle cinture. Tutti i prodotti usati globalmente. La Cina ha già inserito questi microprocessori nei documenti di 1.300.000.000 di persone. Senza questi documenti la gente non si può spostare da una città all'altra o in un'altra provincia. In quest'ultimo anno un quarto degli abitanti del mondo è stato schedato digitalmente.
Questi microprocessori della grandezza di un punto sono già impiantati in modo indolore sottopelle nelle unità militari speciali. Ecco un esempio, un prodotto della Gillette che è già in commercio. Questo è il rasoio numero 3. Nella confezione c'è un microprocessore quasi invisibile. E questo perché io voglio monitorare l'uso di questo prodotto. Questo microchip è molto difficilmente eliminabile. C'è chi lo ha fatto passare al forno a microonde, senza che ne abbia subito danni. Ha addirittura resistito anche ai colpi di martello. Questa tecnologia è stata introdotta contro la volontà dei consumatori, sapendo che per loro non c'era beneficio. Non c'è una legge che ne regoli l'uso, ma è stata lo stesso legittimata. Catherine Albright ha condotto una ricerca molto approfondita su questi microradioprocessori e l'ha pubblicata sul suo libro Processori Spia. Afferma che questa è la tecnica di monitoraggio più intrusiva sviluppata finora. Milioni di persone nel Nord America, in Europa e nel mondo, senza saperlo, portano con sé un processore che identifica a distanza sia la loro identità che la loro posizione. In questo modo la possibilità di identificazione è totale. Tutti i passaporti degli Stati Uniti rilasciati dal gennaio del 2008 hanno un microprocessore. Molti degli americani e dei canadesi hanno ora questi documenti. All'estero è consigliabile uscire dall'albergo con il passaporto o un documento identificativo. Mentre camminate lungo una strada in una città straniera, ad un borseggiatore è sufficiente avere uno scanner a radiofrequenze. Costa solo 300 euro. Riuscirà a identificare il numero del vostro documento digitale. Molti ladri informatici riescono ad introdursi nel sistema informatico in cui sono custoditi i numeri identificativi delle persone. Ne scoprono così l'identità e il numero di assistenza sanitaria. I ladri informatici rappresentano un incubo. Questa società è intrusiva. È purtroppo il sistema informatico che immagazzina tutti questi miliardi di informazione non è altrettanto sicuro. L'intenzione delle industrie non era all'inizio quella di sorvegliare i propri consumatori, ma quella di fare ricerca e statistiche di mercato per evitare la contraffazione e il furto. Per fare questo hanno dovuto pensare ad una riduzione dei codici a barre fino ad arrivare agli attuali microprocessori in miniatura. Ora lo scanner può leggere il microprocessore da una distanza di 30 metri. Molto utile. Questo sistema è usato anche per l'inventario, in modo che l'articolo acquistato può essere subito rimpiazzato dal negoziante. Per esempio un paio di scarpe. Efficientissimo. Ma l'identità personale e la carta di credito sono collegati al numero dell'articolo acquistato. E questo vuol dire che chiunque attraverso la registrazione dell'acquisto può identificare la vostra nazionalità e il vostro nome. Adesso dobbiamo sapere che negli ultimi 5 anni sono state prodotte automobili con un numero identificativo digitale. Ad una distanza di 30 metri dal confine, la vostra identità può essere monitorata. Quando la gente vi chiede il vostro luogo di nascita, conosce già la risposta, o almeno quella che dovrebbe essere. Se voi non darete la stessa risposta, siete sottoposti a un secondo controllo in ufficio. Viviamo in una società mai esistita prima, neanche durante i regimi dittatoriali come quelli della Germania, della Russia o della Cina. Cosa significa tutto questo? Vuol dire che per la prima volta nella storia dell'umanità, la profezia biblica in Apocalisse 13, dal verso 16 al 18, pronunziata dal profeta Giovanni, si potrebbe realizzare praticamente nella nostra generazione.
In nessun altro momento storico fino all'anno 2000 avrebbe potuto realizzarsi quello che è definito il marchio della bestia. Come potrà questo essere sviluppato? In un modo molto semplice. Ad esempio, in Canada, le carte di credito sono associate al codice sanitario. Negli Stati Uniti, con il sistema sanitario di Obama, sarà distribuita un'unica carta che avrà un microprocessore radio in cui sarà contenuto anche un unico numero identificativo. Oltre a questo anche la storia sanitaria personale con altri dati aggiuntivi. Per esempio il numero di patente, il numero di assistenza sanitaria e le informazioni fiscali della vostra ditta. Il furto di dati personali continua ad essere ancora oggi un problema crescente ed è il crimine numero uno ai danni dei consumatori in Nord America, in Canada e anche in Europa. Come fermarlo? Non ci vuole un genio per capire che quelli interessati alla sicurezza o alla prevenzione del furto di dati personali proporranno l'installazione sotto pelle di questi microprocessori, non solo nelle forze armate di polizia, ma anche a tutta la popolazione. Questi microprocessori a radiofrequenza potranno essere letti fino a 30 metri di distanza e conterranno informazioni biometriche. Questo renderà la contraffazione praticamente impossibile. Negli Stati Uniti, e ancor prima in Europa e in Canada, per motivi di sicurezza, è stato introdotto questo microprocessore a radiofrequenze in ogni banconota. E questo significa che un ladro informatico, attraverso uno scanner a radiofrequenze, potrà sapere quanto denaro liquido hanno a disposizione le persone che camminano per strada in quel momento. Quindi la possibilità potenziale di abuso della nostra privacy e proprietà personale è enorme. Questo è il mondo in cui oggi viviamo. Quasi tutti gli animali da compagnia hanno già un microchip impiantato sotto pelle. Voi, per esempio, lo sapevate che il bestiame, i cavalli, le pecore, hanno lo stesso microprocessore impiantato? Lo sapevate? Questo perché l'agricoltura vuole monitorare gli animali, li vuole monitorare tutti dal momento della loro nascita, attraverso tutta la filiera di produzione, fino al momento in cui arriveranno sulla nostra tavola. E questo in modo da prevenire ogni possibile pericolo di epidemia. Il problema sta nel fatto che ogni intrusione nella privacy e l'esercizio della sorveglianza trovano una giustificazione nei possibili benefici per il governo e la nazione. I governi non gradiscono il denaro contante perché è usato nel traffico di droga, nel gioco d'azzardo, nel crimine, nella prostituzione, nel riciclaggio di guadagni illeciti, nell'evasione fiscale e in molte altre attività criminose. È facile capire che con l'eliminazione totale del denaro contante molte attività illegali farebbero fatica a passare inosservate alla polizia. Ai governi non piace il contante, non piace nemmeno alle banche. Quindi sia le banche che i governi hanno grande interesse ad eliminare il flusso individuale di denaro contante e di moneta, rimpiazzandolo così con microprocessori inseriti nella banconote, cosa che è già in atto con l'euro. Questo non è altro che un passo avanti verso l'eliminazione, in un futuro molto vicino, di ogni tipo di banconota. Potrete usare una carta di credito o di debito con microprocessore inserito per comprare qualsiasi cosa. Quasi tutti i cellulari da 2 o 300 euro hanno microprocessori a frequenze radio, pronti ad essere programmati con la carta di credito. Quindi andremo in negozio e non dovremo tirare fuori la carta di credito per pagare o dare denaro in contanti. Alzeremo il cellulare nel raggio di 30 metri dallo scanner e usciremo dal negozio con un paio di pantaloni nuovi oppure di scarpe. Stiamo vivendo negli ultimi giorni
e molta di questa tecnologia è già stata introdotta, senza scopi malvagi, ma tuttavia un effetto negativo per la nostra privacy e la nostra libertà. Viviamo negli ultimi giorni. La Bibbia ha preannunciato che questo sarebbe accaduto. In questi ultimi 40 anni, in cui ho studiato la profezia biblica, molti altri insegnanti e studiosi della profezia hanno dubitato che tutto questo potesse mai accadere. Ne ho dubitato anche io fino a circa 20 anni fa. Ma la mia ricerca nella pianificazione finanziaria ha rivelato che l'introduzione della carta di credito non era lo scopo ultimo, ma un passo temporaneo verso l'uso di frequenze radio. Ed oggi queste frequenze radio, attraverso i satelliti, interagiscono con i microprocessori più piccoli dal punto di vista ortografico, riuscendo a identificare la nostra posizione e la nostra identità con una precisione assoluta. Alla luce di tutto questo, dobbiamo comprendere che stiamo vivendo nel periodo in cui Gesù e i profeti hanno parlato. Tuttavia Gesù ha affermato che noi non dobbiamo lasciarci prendere dalla disperazione. Infatti dobbiamo capire che Gesù Cristo sta per tornare molto presto. Questo sistema sta diventando così globale come vi ho indicato. Pensate, i clienti dei bar a Miami, in Spagna, persino ai Caraibi, e specialmente le donne che indossano abiti in cui non c'è posto per portafogli o carte di credito, si sono fatti impiantare volontariamente sotto pelle un microchip a radiofrequenze, in modo da pagare elettronicamente la consumazione. Che cosa vuol dire tutto questo? Che è ora di alzare gli occhi, amici miei, perché senza dubbio la nostra redenzione si avvicina. Su queste parole vi lascio, amici miei. È stata una grande gioia parlare con voi. Che Dio vi benedica. God bless Con la crescente diffusione di internet e dei social network aumentano gli attacchi informatici, colpite le reti ICT delle aziende, ma anche tablet e smartphone dei privati, sempre più spesso strumenti di lavoro ma anche di pagamento. Francesco Di Mario. Un microchip sotto la pelle per dire addio a password, badge e chiavi. Si chiama biohacking ed è un tentativo di semplificare la nostra vita ed aumentare la sicurezza. Chi lo sta sperimentando può sbloccare il telefonino, aprire una porta o trasferire dati solo avvicinando la mano ad un dispositivo dotato di tecnologia NFC a radiofrequenza. Un bel sollievo per chi ha paura di dimenticare PIN, tessere o mazzi di chiave, certo, ma una protezione serve perché i criminali informatici possono rubarci i dati anche solo avvicinando il loro smartphone al nostro quando siamo distratti. L'anno scorso software ed app dannosi hanno colpito 16 milioni di cellulari nel mondo, più 83% sull'anno prima, vista anche in genere la mancanza di difese. A rischio pirateria online sono poi le nuove auto connesse al web, le console, le smart TV, gli elettrodomestici intelligenti, parte della cosiddetta Internet delle cose. Ma i danni maggiori dei cybercriminali sono alle piccole e medie aziende, che spesso non hanno un responsabile della sicurezza online. Nel 2014 il 40% ha dichiarato di aver subito attacchi con danni per 9 miliardi. Nel mirino soprattutto banche, siti di commercio elettronico, media, intrattenimento, sanità ed istituzioni pubbliche. L'entità dei danni è così rilevante che oramai quasi tutte le assicurazioni si stanno interessando al problema, pubblicando polizze specifiche per gli attacchi informatici, perché il problema è grave e va gestito. Questo ragazzo non ha più bisogno della chiave per entrare in casa. Un semplice gesto della mano gli basta per aprire la porta. Nelle mani Sandro Portner ha inserito due microchip a radiofrequenza, rendendole un prolungamento tecnologico del suo corpo.
Le possibilità sono ancora limitate, ma questo giovane svizzero può dire di appartenere alla prima generazione di esseri umani con poteri speciali. Non è indispensabile, certo, ma vedete, io sono un appassionato di tecnologia e questa è un'invenzione che avevo molta curiosità di provare. Aprire le porte e attivare lo smartphone. In futuro questi chip potrebbero avere altre applicazioni. Il concetto seduce le persone più svariate. Grandi quanto un chicco di riso, i chip sono innocui, non hanno effetti sull'organismo e anche i tatuatori hanno intravisto il business. Si sono fatte inserire il chip da noi circa 70-80 persone. I clienti accorrono. Quando una persona lo mette, gli amici vedono come funziona e lo vogliono anche loro. Per noi sono nuovi clienti. Alcuni pensano che sia strano, ma poi quando ci hanno visti si dicono, beh, perché no? Il chip gli permette di fare tante cose. I chip diventeranno utilissimi in campo medico. Al Politecnico di Losanna un ricercatore ha messo a punto un microchip capace di monitorare molecole come il colesterolo. All'ufficio P-Center, a Stoccolma, gli impiegati possono aprire le porte con un chip impiantato nella mano. L'RFID, identificazione a radiofrequenza, è un chip in Pyrex che contiene antenna e microchip. Al posto del codice di accesso, l'impiegato deve solo portare la mano davanti al sensore. Il personale può aprire le porte, attivare la fotocopiatrice, scambiarsi dati tramite smartphone. La palazzina Epicenter, per imprese innovative, si propone di accorpare aziende grandi e piccole dell'high tech sotto lo stesso tetto. Il chip ha la dimensione di un grosso chicco di riso, circa 12 mm. Lo si applica sotto pelle con una siringa. Inviando il codice RFID diventa uno strumento di identificazione che può comunicare con gli oggetti circostanti. Insomma, è pratico. Può aprire le porte, può comunicare col telefono cellulare, può inviare il vostro biglietto da visita alle persone che avete incontrato. Le prestazioni del chip sono limitate, ma l'obiettivo è di esplorare le possibilità che rappresenta e svilupparle. La speranza è che gli impiegati dell'edificio potranno acquistare pasti in mensa e controllare la loro salute tramite il chip. Alcune delle future possibilità investono la funzione dell'odierno PIN nella carta di credito, quindi i pagamenti sono uno degli ambiti. Penso anche alla salute, per comunicare col medico, trasmettere i parametri corporei in relazione a quello che mangi, al tuo stato di salute generale. Solo i volontari si fanno installare il chip, che è totalmente sicuro. Il metallo interno è pochissimo, niente pericolo quindi per il metal detector e niente rischi di rottura. Si paga con il telefonino. Grazie alla collaborazione, per la prima volta in Italia sarà possibile utilizzare gli smartphone per scegliere i prodotti sugli scaffali e poi pagarli alla cassa. Il servizio è di facile utilizzo, basta scaricare l'app realizzata dall'italiana Rete Apps e abbinare la propria carta di credito in totale sicurezza. Una volta dentro lo supermercato, sarà sufficiente collegarsi alla rete Wi-Fi, lanciare l'app e fotografare i codici a barre dei prodotti che si vogliono acquistare. Infine, basta recarsi presso una delle casse abilitate e pagare con lo smartphone, digitando un PIN di sicurezza.